la donna si interessi di scienza è un qualcosa che sicuramente ha anche una storia lunga nei secoli, ma che si è materializzata nella capacità delle donne di essere presenti nel mondo della scienza e attive come ricercatrici è sicuramente della storia più recente, dalla metà del Novecento. Oggi abbiamo facoltà scientifiche in cui le donne sono decisamente prevalenti numericamente e stanno suggerendo filosofie di cambiamento sia nella didattica che nel modo di affrontare la ricerca stessa. Le qualità della donna nella ricerca sono ormai per costituzione legate a quelle che sono state le caratteristiche per cui la donna si è affermata nel contesto storico, quindi sicuramente quelle di avere una capacità e una concretezza nel portare avanti un obiettivo, nel portare avanti un progetto, nell'essere rigorose, metodologicamente capaci di grandi standard di riproducibilità, eticamente anche meno portate a perseguire idee e ambizioni che possono così far deviare da un percorso di correttezza, di rigore e di rispetto. Dal punto di vista pratico, sicuramente le donne sono delle grandi ricercatrici, che però secondo me danno il loro meglio quando si dimenticano un po' delle loro condizioni più tipiche. Voglio dire che quando si cerca di avere dalla ricerca il massimo, vogliamo avere anche molta creatività, avere fiducia in se stessi, quindi non farsi condizionare dai dubbi che accompagnano le scelte successive della vita, che sono quelle della famiglia, tutti i suoi aspetti, che sono poi gli aspetti che più condizionano la rinuncia, spesso precoce, all'ambizione delle donne nel settore della ricerca. Quindi è molto importante il genere, ma è importante anche il mescolamento dei generi in un laboratorio di ricerca, perché quella, leggerezza, a volte incoerenza, però spirito creativo che riescono a esprimere gli uomini, il genere maschile, sono estremamente importanti e utili, perché spesso sono loro che osano molto di più anche nell'ipotizzare e nel perseguire dei sogni impossibili. Ecco, le donne dovrebbero avere molto più coraggio in questa direzione, e questo vale anche per il loro sviluppo nella loro carriera, quindi non demordere, essere convinte e con la loro convinzione plasmare un po' anche il mondo intorno che deve supportarle, perché non c'è dubbio che le difficoltà nella carriera e anche nel raggiungere posizioni apicali nel settore della ricerca, nel settore dell'accademia, sono legate al fatto che la struttura sociale non supporta assolutamente le donne nella loro professione, in questa come in altre certamente, ma nella ricerca dove i tempi e dove appunto questo spirito di creatività che la deve accompagnare deve essere senza limiti, dovrebbe riuscire a trovare più supporto sociale e non si deve neanche, secondo me, più di tanto pensare di doversi lottizzare delle zone specifiche sulla questione di genere, ma cercare il massimo del scambio, il massimo dell'integrazione, perché tutti i generi sono assolutamente importanti, dico tutti, intendendo i generi che conosciamo, che riconosciamo, i generi che a volte invece escludiamo, perché credo che questo sia un valore aggiunto. È importante avere come obiettivo qualcosa che dà piacere, del quale siamo soddisfatte, riducendo al minimo quelle che sono le timori, perché i timori sono poi un qualcosa con cui comunque uno si misura volta per volta, quindi è molto importante avere il coraggio della propria visione, della propria idea e dei propri obiettivi. E in questo tipo di scenario è molto importante riuscire anche a mandare messaggi chiari, anche di disponibilità alla leadership. Le donne sono in grado di essere delle leader, ridurre al minimo invece quella componente di conflittualità che a volte è un poco particolare nelle donne, che non riescono a fare facilmente squadra, a lavorare in team. Si può essere ambiziosi, si può raggiungere un obiettivo, interagire come persone, non solo come individui e come specificità di genere, e quindi in questo essere tutti uguali. Da questo punto di vista non c'è dubbio che lo scenario dei laboratori di ricerca del futuro, c'è un aspetto però che può pregiudicare tutto questo, è quante risorse e quanta quindi supporto verrà dato alla ricerca, perché se si contrae molto il budget è evidente che tutti questi obiettivi
di uguaglianza in tutti i generi, di uguaglianza in tutti i settori della scienza, nella loro interdisciplinarietà, può essere pregiudicato in maniera significativa.